Salve a tutti amici Tech Different, vi presentiamo ora la nostra video recensione del Lumia 435. Bene, Microsoft Lumia 435, display da 4 pollici, come si può vedere. Eccolo qui, 4 pollici, fotocamera anteriore VGA, cassa audio in uscita per le chiamate qui sopra, qui i comandi touch classici, poi abbiamo sul lato destro il tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, nella parte superiore il jack da 3,5 pollici per inserire cuffie o auricolari, nella parte inferiore la ricarica del dispositivo oppure per connetterlo ad un PC per salvare i nostri dati o trasferire dati. Nella parte posteriore troviamo una scritta in rilievo Microsoft con la cassa audio generica in uscita e la fotocamera posteriore da 2 megapixel, assente il LED. Per quanto riguarda il display, ha una risoluzione 800x480. Il processore è un dual core Snapdragon 200 a 1,2 GHz. Con 1 GB di RAM, il peso è di circa 134,1 grammi, la memoria interna è da 8 GB, è espandibile tramite micro SD, quindi possiamo tranquillamente immagazzinare molti molti dati con la micro SD. Poi abbiamo una batteria removibile da 1560 mAh che ci consente tranquillamente di arrivare a fine giornata. Devo dire che questo dispositivo, ovviamente, avendo un prezzo concorrenziale di 85 € circa su Amazon, 89 nei negozi, diciamo che le prestazioni non sono logicamente molto elevate, però va bene per chi si appresta alla prima volta al mondo Windows Phone, soprattutto a chi entra per la prima volta nel mondo smartphone, per avere il primo impatto. Abbiamo le solite classiche tiles, Windows Phone 8.1 con Cortana, come possiamo vedere. Abbiamo nelle applicazioni, abbiamo tutte le applicazioni classiche preinstallate, tranne alcune che ho installate io dopo, tipo Facebook, Twitter, Lumia Camera, eccetera. E andiamo subito a vedere le impostazioni più interessanti che potremmo utilizzare con questo dispositivo, che sono salute e benessere per collegare un accessorio esterno tramite Bluetooth al nostro Lumia 435, sensore dati per impostare la soglia dei dati mensili per la nostra scheda telefonica, quindi non superare i gigabyte. Il sensore di memoria che ci permette, come possiamo vedere, di tenere sotto controllo la memoria occupata e libera del telefono e della scheda SD. Possiamo anche impostare dove salvare tutti i nostri dati, i video, i podcast, le foto, se nella memoria interna del telefono oppure sulla scheda SD. Io ho selezionato SD perché ne ho messo una da 16 giga, quindi ho selezionato quella. Poi abbiamo Skype per fare le nostre classiche videochiamate oppure chattare. Abbiamo un client video che ci permette di riprodurre i nostri video. Poi andiamo alla schermata home, abbiamo il nostro Microsoft Store, molto molto fornito, dove possiamo scaricare tutte le applicazioni presenti. E devo dire che funziona con tante applicazioni. Ovviamente, se scaricate dei giochi con un certo peso, che richiedono una certa elaborazione dati, fa un po' fatica a elaborare il gioco. Quindi le sconsiglio. D'altronde questo dispositivo è, diciamo, un dispositivo per, come ho detto all'inizio, entry level, quindi senza molte molte pretese. Anche la registrazione video non è in full HD, quindi, e neanche in HD, però è sempre accettabile, come vi farò vedere anche dal video che vi posterò nell'articolo di questa recensione. Abbiamo OneDrive dove possiamo salvare i nostri dati tranquillamente, avremo dei gigabyte gratuiti che ci fornirà Microsoft. Abbiamo la sezione giochi, abbiamo le mappe Here Drive Plus e poi passiamo soprattutto al
alle impostazioni, che sono tutte classiche impostazioni che troviamo nei nostri Lumia, però abbiamo, vi faccio vedere il sistema operativo che è, come potete vedere, l'ultimo uscito di casa Microsoft, Lumia Denim, quindi 8.1. Molto probabilmente verrà aggiornato Windows 10, staremo a vedere se rientrerà tra quei dispositivi che verranno aggiornati. Comunque la fluidità è pazzesca, come al solito, come tutti i Lumia, anche perché ha un gigabyte di RAM rispetto ai 512 megabyte di altri dispositivi Lumia usciti prima di questo dispositivo. Poi andiamo a vedere un attimino l'esperienza video. Qui avevo già caricato un video. E vedete che la qualità video è sufficiente, è anche diciamo discretamente buona. La qualità audio quando l'ho tenuto su molto buona, mentre invece quando l'ho appoggiato andava a perdere perché purtroppo è posizionata in questo punto dove andiamo ad appoggiare il dispositivo. Se magari la posizionavano un po' più verso la curvatura, era meglio e aveva più un'uscita migliore l'audio. Comunque audio generico che diciamo che è abbastanza performante. La qualità video, come vi ho detto, è discreta. Poi andiamo a vedere un attimino, passiamo a Cortana, scusate, eccolo qui. Che tempo fa oggi? Le previsioni per oggi indicano che sarà nuvoloso, con una massima di 17 e una minima di 6 gradi. Quindi vedete che Cortana risponde benissimo alle domande, molto molto fluida, molto dettagliata anche, quindi abbiamo questa funzionalità interessante in un dispositivo che è un entry level, cosa non da poco. Quindi potremmo dare i comandi vocali tranquillamente tramite Cortana. Poi andiamo a vedere il web come carica. Abbiamo caricato questo video. Andiamo a vedere le altre schermate. Allora, Microsoft, carichiamo il sito Microsoft. Vediamo come risponde al caricamento, velocità di caricamento. Ovviamente non si può pretendere chissà che, però vedete che ha questi problemi. Che prima carica la pagina, poi dopo il primo caricamento ricarica ancora. Questo è un problemino che ha, non so se dipende da questo dispositivo, però presumo di sì perché ho fatto anch'io varie prove prima, vedete che. Però quando carica è reattivo, andiamo a cliccare un'immagine, non si può fare il pinch to zoom, vedete, si può ruotare la visuale come al solito. Però il pinch to zoom non si può fare. Il display ovviamente penalizza un po' la visuale, essendo un 4 pollici, però l'esperienza di navigazione è classica. Un attimino c'è quel difetto lì nel browser che quando si carica una pagina per la prima volta la tende a ricaricare una seconda volta. Però ci si può passare sopra tranquillamente perché per il dispositivo che è potrebbe anche andare bene. Poi andiamo a vedere OneDrive dove abbiamo la possibilità di salvare tutti i nostri dati. Abbiamo un archivio a disposizione gratuito. Lumia Storyteller è molto interessante per creare delle storie tramite le nostre fotografie.
Vedete, qui ci appaiono tutte le nostre foto, tutti i nostri video, come ci presenta la demo. Quindi opzione davvero interessante. Poi andiamo alla fotocamera. Io utilizzo sempre la mia camera, che mi trovo sempre bene. Andiamo a fare la fotografia al nostro classico telecomando. Abbiate pazienza, faccio la foto. Ok, fotografia fatta, andiamo a vederla subito. Eccola qui, adesso metto a fuoco. Questa è la fotografia che ho fatto, l'ombra che vedete è l'ombra della videocamera. Andiamo a fare pinch to zoom per ingrandire la nostra fotografia. Vediamo che la qualità non perde più di tanto e anche la qualità stessa della fotografia è nella norma, pur essendo una fotocamera da 2 megapixel. Andiamo a vedere anche questa foto un po' più chiara e questa è un'altra panoramica. Vedete all'esterno come esce abbastanza bene. Questo è il video che ho girato. Quindi troverete anche la prova video in videoregistrazione all'interno dell'articolo di questa recensione. Quindi direi che il Microsoft Lumia 435, ci devo prendere ancora l'abitudine e mi scuso in anticipo se certe volte dirò Nokia, però mi scuso con Microsoft, però ci devo prendere ancora l'abitudine da dire Microsoft Lumia 435, stavo dicendo che lo troviamo ad un prezzo, come ho detto prima, all'incirca di 85 € online, l'ho visto su Amazon poco fa e il prezzo consigliato nei negozi lo troviamo ad 89 €, quindi un prezzo molto molto accessibile per iniziare l'esperienza molto molto positiva e molto molto buona con Windows Phone. Lo consiglio soprattutto a chi, come ho detto anche prima, sarò ripetitivo, però è un entry level di fascia molto molto diciamo bassa. Però l'esperienza che si dà il Windows Phone, tutto il sistema Windows Phone è davvero notevole, come abbiamo potuto vedere. Qualche rallentamento, qualche caricamento di troppo nel browser, però nel complesso sono soldi ben spesi per chi si appresta ad entrare nel mondo degli smartphone, soprattutto con i dispositivi Lumia. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, ringraziare come al solito Microsoft che ci ha inviato questo prodotto in test e rimandarvi al nostro canale YouTube. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, se l'avete già fatto di passare parola, di continuare a seguirci sul nostro sito, sui nostri social. Un grazie a tutti, un saluto, alla prossima, ciao!